Namaste, io sono Hitbrave. Prima di iniziare questo episodio di Blasphemous, volevo mostrarvi anche la selezione del pellegrinaggio. Appunto, è cambiato un pochino il nostro progresso, 1 ora e 25, ma soprattutto l'8%. E vedete l'arma selezionata in mezzo, che è quella centrale rispetto ai due stiletti o a quello che sembra una bomba qua, ma è la palla chiodata. La grande cosa, ci sono 5 cose da sbloccare a quanto pare. Comunque, eravamo rimasti in un punto specifico qua del gioco, quindi riprendiamo da lì. Se non sbaglio, ero morto alla fine dello scorso episodio e devo recuperare un pezzettino. Ok, ed eccoci ritornati. Sono ritornato dove ero. Ho preso anche il rosario mietitore, visto che abbiamo guadagnato qualcosina nel mentre. Vediamo di riprenderci la nostra colpa e vediamo di proseguire il nostro viaggio. Siamo nel posto dove ci sarà un boss qui, quindi vediamo se ci arriviamo, se non moriamo prima. Magari ci sono diverse mani a quanto pare. Quindi vediamo di saltarle tutte. E effettivamente c'era un cavolo di salvataggio qua, proprio attaccato qui davanti. Allora, intanto vediamo di continuare la nostra esplorazione. Magari cerchiamo di avvicinarci alla meta. Pian pianino. Attenzione alle manine sotto. E come facciamo a colpirla quella lì in maniera efficace? Ok, premesso che adesso tornerò indietro. Beh, in realtà sì, no, conviene tornare indietro a salvare. Però effettivamente quelle mani lì devo ancora trovare la maniera giusta per poterle affrontare correttamente. Forse usando la magia? Potrebbe essere usando la magia in maniera più utile. Ah no, ok, bisogna andare qua e farlo. Che non hanno neanche tanta energia, a dire il vero. E questa è una stanza molto piccola, quindi mi fa pensare che ci sia qualcos'altro. Comunque queste... Ah, adesso ho visto che si muovono anche per terra in realtà. Quindi le puoi aspettare. Sì, basta guardare per terra e saltarle subito dopo. Più o meno in realtà. Ne arriva un'altra? No, per adesso le abbiamo uccise tutte. Noi continuiamo ad andare avanti. Ci sono tante situazioni elevate in questo pezzo, quindi chissà cosa succederà. Intanto vediamo di andare più avanti. Là sopra non riusciamo ad arrivarci, a quanto pare. Quindi per adesso c'è ancora preclusa questa faccenda. Noi proseguiamo nell'unica direzione dove possiamo andare. Questa è una via senza ritorno. Questo? Ok, è qualcosa che dovremmo usare per poter avanzare in qualche maniera. Per adesso non sappiamo come approcciarci, ma... Ah, c'è la statua con la seconda arma. Quindi abbiamo la possibilità di cambiare arma. Fico. Nuova arma ottenuta. Veredicto. Ok. Il mitico veredicto. Veredicto è l'arma più potente del tuo arsenale. La sua lunga portata, l'ampio arco e la forza devastante aumentano la possibilità di stordire i tuoi nemici. Inoltre, i suoi attacchi generano ulteriore fervore e a ogni colpo possono essere potenziati dalla fiamma del sacro incenso. Veredicto ha il tuono della pietà. Premere X tenendo premuto. Le braccia della fede e con RB per attivare. Allora, e poi cambia arma con LB, quindi possiamo farlo di seguito. Che figata questa cosa. Quindi abbiamo questa e questa che vedete che hanno l'animazione in alto, mi piace, ma soprattutto il fatto che quando mettiamo questa infuocata e quando mettiamo l'altra arma si vedono le lame, ecco. Questa non ha combo a quanto pare e ha questo che possiamo tenere premuto e fare il super attacco e probabilmente, esatto, e possiamo spendere anche per tirare su i livelli anche di Veredicto. Tono della pietà, attacco ascensione, fiamma mitigate, fiamme mitigate. Funziona? Sì, quindi ok, con Veredicto possiamo fare questa cosa. E questo cosa ci ha permesso di fare? Di tirare via un po' di cenere, di sabbia,
dalla zona indietro. Tra l'altro la cenere che è stata molto presente nel gioco precedente, come siamo riusciti effettivamente a scalare la montagna di cenere per diventare e ascendere al trono. Quindi molto interessante questa cosa qua. Qua dietro non sembra esserci niente, quindi semplicemente volevano pilotarmi in questa situazione. Per adesso ci teniamo ancora un po' quest'arma qui. Bello perché la sabbia è uscita, ma in realtà tutta quanta la cosa si è riempita di sabbia, quindi nonostante tutto rimane ancora tutto uguale. Qui vedete che c'è della sabbia, ci sono piccoli frammenti di sabbia che cascano, quindi non so se questo mi vuol dire qualcos'altro. Lì sopra a quanto pare per adesso non possiamo più tornare, quindi torniamo pure indietro indietro. Capiremo prima o poi come funziona. Adesso possiamo colpire queste? Sì. Fico. Ok, abbiamo scoperto come funziona la meccanica di queste campane. Bisogna colpirle con l'arma pesante e il riflesso fa apparire queste piattaforme. Quindi bello perché non è determinato da un oggetto che abbiamo, ma dall'arma e da come utilizziamo quell'arma. Possiamo arrampicarci qui, sì, quindi quella funzione lì è indipendente dall'arma perché è basata sul nostro braccio speciale. Ci curiamo pure e vediamo di andare avanti. Sì, facciamo decisamente più male con questa, un po' più difficile da manovrare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, potremmo scendere qua nelle profondità, facciamo un piccolo saltino indietro. Volevo vedere infatti se si apriva questa porta, ma in realtà no. In questo caso però possiamo scendere a sto punto. Alla faccia, ok, alla faccia della discesa. Magari torniamo leggermente indietro. Posso cambiare le armi in qualsiasi momento, quindi questa cosa mi rende molto interessante. Il prosieguo, e quindi qua io posso cambiare, premere questa e vedere cosa succede con le piattaforme. Ci sono piattaforme qua sopra? Sembrerebbe di no. A meno che allora qua c'era, c'è questo simboletto qua che è saltato fuori. Quindi se io vado qua, vediamo se si apre la porta. Premendo questo, si apre la porta là sotto? Ok, quindi si apre la porta nel momento in cui facciamo questa cosa. Quindi se io continuo ad andare verso l'alto, sì, forse possiamo fare qualcosa del genere. Quindi io continuo a premere questo e proviamo ad andare verso l'alto. Non funziona qua sopra? Sì, in realtà. Quindi possiamo tornare indietro eventualmente da questa parte. Con questa apriamo questa. Quindi la porta sparisce totalmente a questo punto, mi sembra di capire. Ok, dobbiamo essere molto più veloci. Proviamo a fare così e andare verso l'alto, magari. Questa è la zona, sì esatto, perché stiamo tornando indietro, quindi andiamo avanti di qua, però facciamo così e seguiamo le piattaforme. Ok. Sì, dobbiamo essere leggermente più buoni col tempismo, quindi riproviamoci. Quindi qua, qua, qua. Qua, qua. Ah, sono un pochino di lag oggi a quanto pare nella registrazione. Spero non sia nulla di grave. Però così ci impratichiamo un attimo con l'arma nuova. Ok, abbiamo la possibilità di raccogliere questo oggetto che è il panno dell'anziana.
Vediamo di che si tratta. Allora, il panno dell'anziana, straccio appartenente all'arzilla vecchietta che abita nel borgo dei Nodi d'Oro. Il tessuto è misteriosamente immacolato, senza un solo filo fuori posto, nonostante la sua avanzata età. Era il regalo più bello che avesse mai ricevuto, un fazzoletto di seta nivea, lavorato con una tale delicatezza, quasi fosse stato cucito con la luce stessa. Quella stoffa suscitò in Castula, nome molto interessante, sensazione di calore e calma, ma risvegliò anche in lei una profonda curiosità. Quel regalo nascondeva qualcosa che solo lei poteva a malapena percepire, qualcosa che sussurrava in un linguaggio di ricami e delicate pieghe. Che fosse tutto frutto della sua immaginazione? Cosa si nasconde all'interno, dietro questo fazzoletto? Chi lo sa? Quelle cose lì, quegli specchi lì, che cosa sono esattamente? Vediamo se riusciamo a capirlo arrivandoci così. Cosa sei tu? No, non posso attaccarli in nessuna maniera. Vabbè, comunque potremmo... Non so se vale la pena tornare indietro. Sicuramente per prendere questo. No, non mi ricordo se c'è la porta lì. Ma comunque abbiamo già delle zone che abbiamo già esplorato, bloccate da quelle porte e con le campane vicino, quindi sicuramente ci servirà questa cosa. Ma noi proseguiamo pure avanti per adesso, che abbiamo ancora un bel po' da fare. Boom! Quindi qua non possiamo farlo direttamente con te, ma dobbiamo andare a recuperare la campana, suonarla e... A questo punto voglio capire un'altra cosa. Se io passo, sparisce totalmente la porta? Sì, ok, quindi semplicemente la disattiviamo. Nemico nuovo. Ho sbagliato a premere adesso, vabbè. Se io uso... Ah, questo è il... Ok, si attiva il fervore fin quando non cambio arma. Chiaro. Infatti uccido da qua sotto, che non è nessun problema. E via avanti verso la nostra strada. Vediamo anche i vari potenziamenti. Ah, esatto, qua vediamo le due armi a disposizione. Possiamo decidere anche l'ordine con cui tenerle. E direi che teniamo questo ordine qua. Reliquie della contrizione le vedete sotto al centro. Qui abbiamo sicuramente da arrivarci dopo. Ah, ok, era una morte questa. Sì, quindi ok, bisogna stargli un attimino lontani. Lì sotto non possiamo andarci, quindi facciamo così. Abbiamo bisogno di cambiare arma. Bang! E seguiamo questo. Messo. Bang! Ok. Così si riempie di nuovo di cenere e possiamo passare avanti. Molto bella questa meccanica, mi piace veramente tanto. Quindi a questo punto ci permette di arrivare qua e proseguire la nostra strada. Bang! Questo cosa mi fa? Mi probabilmente porta sul terreno? Sì. Quindi è diventato un ascensore. Abbiamo gli schemi dell'ascensore anche in questo gioco. Ah, possono morire allora. Abbiamo acquisito un altro marchio che possiamo anche usare non appena arriviamo a destinazione. Via. Ok. Qua possiamo distruggere questo. E questo mi dà un accesso... Ok, sparisce la sabbia da questo punto, quindi possiamo scendere ancora più in basso nella torre. Quindi c'è un elemento storia molto interessante, che c'è questa torre da pian pianino andare a svuotare. Sembra che stiamo facendo un po' l'inverso che abbiamo visto in Blasphemous 1, no? Con
la cenere che fa questa enorme montagna di peccatori uno dietro l'altro, e qua invece stiamo facendo l'esatto opposto, stiamo portando via la cenere. Fiamme mitigante, questo appunto mi migliora l'attacco, dimezza il tempo di carica, vai. Così abbiamo l'arma un pochino più veloce, devo dire. Sì, sta cosa qua sopra, boh, è un po' inquietante il fatto che ci siano ogni tanto queste cose, ma probabilmente è solo un effetto grafico, ecco, non è niente dal punto di vista gameplay. Continuiamo ad andare avanti, attenzione a questi che ci possono fregare, che sono un po' nascosti, però con Veredicto abbiamo decisamente un po' di legnate. Lì sopra ci siamo già stati, quindi andiamo un attimo prima di qua. Abbiamo già gli ascensori, che bello che anche qua c'è la mano, questa volta è una mano un po' più complessa e abbiamo quattro figure con un'altra mano che sta sembrava arrotolata, ma in realtà è una mano che sta prendendo da dietro l'altra, e sono diverse mani insieme, quindi usiamo pure il nostro teletrasporto e vediamo la mappa di dove siamo, del mondo dove siamo. Teoricamente è sempre custodia. Città del mondo del nome. Ok, quindi non arriviamo a selezionare effettivamente dove andiamo, ma siamo tornati semplicemente indietro in questo caso. Facciamo così, così abbiamo il posto per tornare indietro, ma visitiamo anche il resto. E tu chi sei? Trovate le sorelle, un personaggio con un occhio solo. E qua c'è un piccolo altare. Ok, sappiamo questa cosa molto creepy, ma utile allo scopo, almeno che ci capiamo un pochino. E possiamo scendere di qua, il che mi permette di andare da questo lato, quindi esplorare ancora la nostra città principale. Questo simbolino qua è Kobi Yadas. Sai cos'è questa cosa? Le Kobi Yadas sono queste. Sì, effettivamente il simboletto è molto carino perché si vede l'occhio al centro lì. Altre cose esplorabili qua, siamo di nuovo fuori. In questo caso abbiamo un altro posto visitabile. Là c'è una persona a mezz'aria, tra l'altro. E tu chi sei? Acercaos y contemplad esta delicada tumbaga. Los mantones bordados, los vestidos de seda, os encontráis en el comercio de Regina. Nel comercio, il negozio di Mis Regina. mercancías son mi Regina. hogar, mi lecho. Son parte de mí, como yo soy parte de ellas. Vos señaláis y este diligente brazo os concede vuestra petición. Ecco, questo è il fatto che ci sia un braccio gigante, mi fa molto di più pensare a questa cosa. Abbiamo un negozio vero e proprio, quindi possiamo comprare diverse cose, tra cui questo credo sia tutto. Questi sono i nodi del rosario abbandonato, quindi un upgrade al nostro rosario. Semi di cera, uno dei semi destinati a coloro che vivono in segreto. Gli insonni sorgeranno per chi ha bisogno di una vera protezione. Ok, dovrebbe essere un grano questo. L'orecchino del rimpianto aumenta la resistenza al fulmine, aumenta la resistenza a danni mistici, grano dell'essenza capricciosa e cranio di topo deforme, aumenta leggermente i punti martirio guadagnati. E poi abbiamo tutta una serie di figurini. Aumenta la finestra di tempo per eseguire la parata, il partigiano, Viridiana ripristina la salute dopo un'esecuzione, Viridiana ci ha aiutato in Blasphemous 1 ed era un po' l'easy mode per alcune delle battaglie più difficili. Il flagellatore riduce la penalizzazione per l'accumulo di colpa, lo scrivano aumenta il fervore generato quando si attaccano i nemici e il vescovo aumenta leggermente i danni da preghiera. Allora io prenderei Viridiana e per adesso basta perché non abbiamo. No, forse ancora uno, dai. Riduce la pena. No, aumenta la finestra della parata, dai, diciamo di sì. Perfetto, quindi abbiamo il nostro negozio e quindi a sto punto possiamo tornare velocemente dal nostro amico scultore che dovrebbe essere qua vicino e due schermate un po' più là. Qua scendiamo verso il basso, ma noi non lo facciamo adesso. Adesso abbiamo la scala per tornare su. Qui c'era il discorso della confessione, ma noi possiamo fare un salvataggio veloce e andare qui e parlare con il nostro scultore. La madera siento como
apri la pala dell'altare, possiamo mettere qui, allora, o il partigiano, aumenta la finestra di tempo e vediamo e leggiamo il racconto. Non vi è altri che me di fronte a essi, sono troppi perché posso affrontarli da solo. I loro occhi, appena percettibili sotto gli elmi, sono iniettati di sacrilega violenza che li guida al sepolcro del mio signore. Non mi è dato sapere che cosa cerchino. Quale tesoro o mistero sperano di depredare dal suo corpo, ma non vi altri che me di fronte a essi per proteggerlo, onorare il suo ricordo e il suo valore. E qui rimarrò fino all'ultimo respiro, fino a quando il mio scudo non sarà distrutto e ridotto a un mucchio di schegge. Quindi qualcuno che sta proteggendo qualcun altro in questo caso. Poi abbiamo Viridiana, che effettivamente ci assomiglia anche, con questa posizione molto austera. Te ne vai davanti a me. I fiori del mio mantello appassiscono, le sfumature ocra li avvolgono e alla più leggera brezza si spezzano. Non ti accompagnerò oltre perché il mio dovere finisce qui, ma so che in un altro luogo, in un altro tempo, ci incontreremo di nuovo. Una specie di dedica a quello che è il Silente, e effettivamente lei invecchia ogni volta che lo usiamo e rischia di morire. Nella mia ultima run New Plus sono riuscito a non farla morire e ci saluta, insomma, quando arriviamo a combattere il boss finale. Equipaggiamo lei, e quindi adesso abbiamo ripristino della salute dopo un'esecuzione, quindi vedete che c'è il simbolo che dice questa cosa qua. Possiamo aumentare la pala, ma non abbiamo cose a martirio perché li abbiamo spesi tutti. Non abbiamo oggetti da consegnarli, a meno che proviamo, magari abbiamo degli strumenti e roba del genere, ma in questo caso no. Grazie. Quindi a quanto pare il milagro è ancora ben presente, però non abbiamo ancora ben capito se sia dalla nostra parte o meno, visto in questa maniera. Vediamo di ritornare allora a salvare e a proseguire con la nostra esplorazione. Una cosa che ho notato, a parte esserci appunto qua in alto qualcosa da visitare sicuramente, possiamo anche, già che ci siamo, lo facciamo su, bella questa, fico, possiamo scendere come gli eroi action da questa cosa. Ma quello che volevo far notare è come le aree sono decisamente più collegate una all'altra. La mappa è decisamente più connessa, ecco, da questo punto di vista. E tu chi sei? Bienaventurado seamos. E a chi ha un penitente. Ah, adesso ho visto la testa, è ripiegato in avanti. A vuestra reverencia nos presentamos. Somos Medardo y Escolástico, mercaderes peregrinos y escribanos. Ok, lo scrivano appunto, che è al contrario sostenuto da un altro. Nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor. ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble? ¿El del bolsillo al vender? Mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo, yo me hago cargo del comercio, sin además dejar de escribir sobre los primorosos paisajes de los rumbos tan diversos que tomamos. Pero adelante, contemplad nuestro escaparate. La nostra vetrina, bello. Attivo poseen los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías. Devo dire che la traduzione in italiano è fatta veramente molto bene, ed è scritto molto bene in spagnolo anche. Allora, abbiamo la galera del rovo vivo e il maestro del coro. Quindi questa è, sì, sono due cose diverse. Quindi abbiamo una preghiera e una pala. Il maestro del coro aumenta la probabilità di colpi critici quando si usano le preghiere. No, per adesso no, perché costa un po' tutto, quindi lasciamo perdere. Proseguiamo ancora un attimino di qua, giusto per vedere se... Sì, sicuramente c'è un'area nuova. No, in realtà. Non ha fatto quel suono che ci mostra il capitolo successivo. Ok, griglie e rovine. Salviamo qua, che così recuperiamo le nostre cose. Sappiamo che qua ci... arriveremo dopo per continuare la nostra esplorazione, e vediamo di tornare un attimo indietro così possiamo andare a visitare qua sopra. Abbiamo adesso l'arma, quindi usiamola per proseguire di qua. Questa cosa qua mi incuriosisce molto, ma non so ancora come funziona, però possiamo entrare qua dentro almeno e prenderci un potenziamento. In questo caso altre lacrime di redenzione. Bellissimo, perché eccola qua una pala. Queste sono le pale, sono praticamente quelle che in italiano potrebbero, nella cultura italiana cristiana, potrebbero essere le icone cristiane. Mi viene in mente come
come simbologia, però insomma chi è più esperto di me in religione magari mi correggerà pure nei commenti. Andiamo pure, allora, ritorniamo dove eravamo adesso che abbiamo sistemato questa scorciatoia e ci rivediamo quando siamo qui, che dovevamo esplorare questa zona qua. Ah, ok, piccola cosa, la mappa, anziché essere una mappa unica, se ritorniamo dentro possiamo selezionare e dire ok, andiamo da questa parte. Quindi è un piccolo passo indietro rispetto a prima, però ci sta perché magari in questa maniera rimane un po' più oscura la mappa generale di tutto quanto il posto. Diciamo che l'utilità è comunque relativa. Tornati qua dietro, possiamo visitare ancora qua sotto, ma soprattutto là in alto, che effettivamente il gioco ci fa ritornare indietro su questa zona, probabilmente per qualche motivo. L'arma che stiamo usando è decisamente più lenta di prima. Sto cercando di capire anche perché quest'arma ha la possibilità di fare due botte una di seguito all'altra. Sto cercando di capire come mai questa cosa. Lì sopra non ci possiamo arrivare, ok. Quindi in realtà siamo fregati. Però possiamo andare avanti di là allora, giusto? O sto dicendo una cavolata? Se noi andiamo qua sopra, teoricamente possiamo andare di qua, dove eravamo caduti prima, e adesso c'è la via per poter proseguire. Ah sì, giusto, possiamo andare più verso il basso qua. Prima di farlo però volevo fare un saltino qui, così possiamo salvare qua un attimo. Ok, e qua per andare verso l'alto non si può fare da qua, no? Era questa la zona che non potevamo arrivare prima, a cui non potevamo accedere prima. O è una zona nuova? Ah no, siamo tornati indietro grazie a questa cosa. Sì, ok, quindi come non detto, ritorniamo dove eravamo prima. E scendiamo ancora più in basso, dai. Dicevo che c'è un punto preciso, ecco, in cui riusciamo a fare due colpi anziché uno, che effettivamente è quello che avete appena visto. Dobbiamo calibrare bene in modo che questa cosa sia possibile farla ogni volta, fondamentalmente. Allora, possiamo cambiare arma e fare questo. Bellissimo questa cosa, che ci permette di arrivare qua sotto. E qui abbiamo due luoghi da esplorare, uno verso destra e uno verso sinistra. Verso sinistra c'è questa, per arrivarci là sopra c'è un potenziamento, quindi ci arriviamo. Dentro c'è una campana, c'è una campana anche qui. Non c'è una campana qui, quindi dobbiamo per forza arrivarci da dentro, e questa è tutta un'area nuova da esplorare. Quindi prima andiamo verso destra a sto punto. Bello perché il fatto che ci sia la permanenza del sangue per terra è un aiuto per capire se abbiamo già o meno visitato un determinato luogo. In questo caso appunto è tutta roba nuova. Questo è un nemico nuovo. Ah no, ok, sempre lo stesso nemico, solo che lo affrontiamo in questa maniera qua. Stavo pensando, sì, volevo fare il tempismo giusto. Attenzione, aspetta un attimo che facciamo così. Sbaglio arma. Troppo tardi. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti di qua. Questa ha bisogno di questo tipo di arma. Ce la facciamo con questo? No, non possiamo bruciarla, quindi lasciamo perdere. E non possiamo andare verso l'alto, quindi qua siamo bloccati di nuovo. Aha, quindi dobbiamo andare per forza verso sinistra. Ok, possiamo saltarlo in una maniera abbastanza agevole, per fortuna. E allora proseguiamo qua a sinistra, verso il basso.
ce la facciamo così e andiamo di qua. Quindi questi sono nemici che non abbiamo mai visto, ma hanno un attacco molto simile a quelli che invece abbiamo visto. Che rischio. Qui non possiamo fare nient'altro che andare avanti, proseguire. Ok. Ok, quindi c'è la parata possibile. Ce ne andiamo avanti tranquillamente. Questo cos'è? Ah, ok, un interruttore. Quindi abbiamo anche gli interruttori adesso. Qui siamo sopra rispetto a prima. Ce ne andiamo avanti tranquilli. Ok, un interruttore a tempo. Dai, forza avanti. Adesso faremo cadere quelle due cose che sono lì sopra. Tu vieni pure qua. Boom 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 boom. Animazioni diverse che sono state fatte con questo, bello. Ok, quindi qua buttiamo giù uno nella sabbia, adesso forse ne buttiamo giù un altro. O no? Ok, andiamo di qua e salviamo qui. Tanti più salvataggi o sbaglio? Forse sì. Io intanto proseguo di qua, che non si sa mai. Toh. Anzi. Toh. Ah, questo però è un ascensore, adesso ci porta verso l'altro. Quindi ci ha bloccato la strada del ritorno. No. Veloce che sennò mi... Ok, qua possiamo salire, dobbiamo salire così. Bam. Questo effetto cosa fa? Mi sblocca la sabbia sempre qua nella torre principale. Quindi possiamo proseguire ancora più verso il basso. Fico fico. Però mi dà l'idea anche di aree che non sono più esplorabili da un certo punto di vista. Questa cosa qua l'abbiamo ci siamo bloccati la strada praticamente qua, sembra. Non lo so, forse che sia esplorabile di nuovo, non riesco bene a capire questa cosa. Comunque tante aree anche che si... Vedete che adesso quest'area qua centrale è di nuovo esplorabile, perché possiamo andare di qua. Oppure possiamo proseguire per sopra. Tante alternative, veramente. Fico fico. Allora, andiamo giù e proseguiamo di qua a questo punto. Quello esplode, noi continuiamo avanti. Sì, ti evito così. L'abbiamo bloccato lì. Via. Ok, questo mi permette di arrivare qua. Facciamo la super mossa. Via. Ah, cavolo. Mi è mancato... Mancato come un pirla. Anch'io so farle queste cose. Quindi questo dovrebbe essere danno mistico a questo punto. Facciamo così. Così.
E continuiamo con la nostra avanzata. Allora, andiamo di qua. Stiamo scendendo in questo luogo. Possiamo scendere ancora. Adesso abbiamo... Ah, ok, se ho capito dove siamo. Siamo ritornati dove possiamo prendere questa. Quella ci permette di tornare indietro, ma ci permette anche di sbloccare questa porta. Quindi siamo effettivamente... abbiamo fatto il giro. Questa è un'area tutta esplorata. C'è ancora in basso a destra, in basso a sinistra, scusate. Possiamo fregarcene di questi due. Anche di questi. Qua c'è la piattaforma che mi permette di andare di qua e recuperare questi, che è un marchio del martirio, ok. Quindi questo ce lo teniamo per dopo. Mentre la piattaforma che c'era di qua, devo ancora trovare come effettivamente andare ad abbassarla, ma noi possiamo proseguire qui adesso. Sì, perché possiamo proseguire di qua? Perché effettivamente se n'è andato giù. Questa è la stanza dove c'è... sì, quella che abbiamo fatto cadere. Questa l'abbiamo fatta cadere, perché così adesso possiamo ritornare su eventualmente e prenderci questo. E di qua è dove abbiamo effettivamente chiuso noi la strada. Sì, quindi possiamo andare qua a sinistra, abbiamo detto. Perfetto. Capire come funzionano queste. Come funzionano queste cose qua? Non lo sappiamo. Quindi non posso neanche andare da questo lato. Vabbè, però possiamo tornare allora nella torre principale e proseguire ancora più verso il basso. Quindi qui, che era la zona della torre, possiamo proseguire ancora più giù. Sicuramente c'è questo che mi permette di prendere queste due piattaforme e proseguire di qua. Prima di farlo, aspetta, esploriamo qua sotto. Così eliminiamo un po' di creature che stanno da questa parte e proseguiamo prima di qua, anche che non si sa mai che ci sia qualcosa di utile, tipo un salvataggio lì sotto. Ok. Au. Però con tutti e due sotto occhio è un po' difficile. Sono bloccato. Non riesco a beccarli tutti e due. Allora facciamo così. Cazzarola. Col tempismo anche due nemici riescono a uccidermi molto in fretta. Torniamo qua e proseguiamo allora con il combattimento contro loro due. Allora, prima andiamo verso l'alto magari. Proviamo a vedere se c'è qualcosa qua. Sì, con un po' di fatica, però ce la possiamo fare. Ok, fin qua ci arriviamo. Questa è una strada nuova. Proviamo a proseguire un attimo di qua. Ok, ci ha riportato qua. Ci ha riportato qua, che eravamo stati dove eravamo stati prima. Però questo è utile perché in questa maniera riusciamo a ritornare da questa parte. Prenderci questa campana. Ah, ok, bisogna saltare qua prima. Riproviamo. Allora, qui, qua sopra. E qua ci permette di arrivare qua sopra invece. Cambia qualcosa? No, cambia niente. Quindi in realtà è la direzione giusta quella lì. Semplicemente così salteremo tutti questi combattimenti eventuali. Qui recuperiamo la nostra colpa e vediamo di affrontare allora questi due nemici qui.
No, dobbiamo affrontarli con l'altra arma, decisamente. Intanto ne eliminiamo uno. Ah, ho sbagliato. Muori. Ok, ci siamo pure curati e possiamo proseguire avanti, spaccare questo, che mi permette allora di raggiungere il prossimo luogo o no. Ah, ok, va giù questa parte. Uh-huh. Ecco perché serve la campana, perché sennò non potremo andare verso l'alto da quel punto lì. E si abbassano anche queste sabbie qua che ci fanno accedere all'area successiva. L'area successiva, ok, immaginavo contenesse questo, però si vedeva. Ah, solo questo ci ha liberato, però ok, quindi la vera strada è qua sotto. Ciao! Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo, penitente sin nombre. Hace mucho que mi vida no es sino una constante disputa por cumplir una promesa tan antigua como sería vuestro deseo conocerla. Desiderate incontrarla? Allora, diciamo di no. Penitente, ¿no lo oís? Nos encontramos cerca de una de las Ci troviamo ai confini di una delle forme sfortunate del miracolo che anela incontrarvi. Desiderate che mi unisca a voi nel prossimo confronto? No. Ok, credo sia la versione di Viridiana di questo gioco, quindi gli abbiamo detto di no apposta perché siamo vicinissimi al boss. Che andremo ad affrontare adesso, direi. Eh sì. Quindi andiamo pure a vedere di che cosa si tratta. Quanto ci mena male. Luogo bellissimo. Ma eccolo qua. Agitadas nubes de polvo annunzian vuestra llegada. Eh sì. Polvo en el aire, frutto del desgaste de los muros, de las estatuas y de nuestros propios huesos. Tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir, estremecida ante sus culpables ecos. Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí, reptando por estos muros, erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos. Che bella voce. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados, aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar. Quindi combattimento contro un bel bossettino, il gran precettore Radames. Abbiamo questo per poter andare verso l'alto. Capiamo un po' come funzionano i vari attacchi che ha a disposizione. Possiamo fregarlo così? No. Ok, più o meno un attacco credo di averlo capito. Ok. Quando fa quell'occhietto di luce rossa è probabilmente il momento in cui riesco a pararlo. Questo è un po' difficile da evitare. No. Abbiamo tolto un po' di energia, ma non troppo, eh. Sbaglio il tempismo. Boom, boom, boom. No. Mi ha disintegrato con un colpo e quindi vediamo di... affrontarlo un'altra volta, vediamo se ce la facciamo al secondo colpo. Però mi sa che conviene tenere quest'arma qua. Ce l'abbiamo sotto qua. Giriamo pure da questo lato. E vediamo che è qua vicino. Ah, non mi ha permesso di prendere la colpa. Basta che torniamo indietro qui.
Allontanati. Sì, decisamente è più facile con questo tipo di attacco speciale. Sì, è un gioco da toccata e fuga in questo caso qua. Aspettiamo un attimo. No, facciamolo. Stavo aspettando questo attacco qua, vabbè. Via! E la preghiera? Così? Beh, gli abbiamo fatto un po' di danno, dai. Ah, fatto. Questa è nuova. Cosa sta facendo? Si sta ingrandendo. No, la seconda fase. No. No, ho sbagliato colpo. Questo devo fare. Ok, ci ha fatto decisamente male, quindi riproviamo una terza volta, vediamo se riusciamo ad andare avanti così come abbiamo fatto tra la prima e la seconda. Allora, questa seconda fase qua sto cercando di capire come evitiamo quando ci corre addosso così velocemente. Se possiamo passargli sotto, anche se ne dubito. Però decisamente lui che è piccolino diventa molto più grande nel corso di pochissimo. Allora, intanto vediamo di non sprecare colpi per niente. Devo imparare bene quella situazione là, perché non è così facile. Ma sono morto da altre parti che... Perché la colpa non è ripristinata del tutto? Perché in realtà l'ho recuperata. Aspettiamo che venga posseduto di nuovo. Ok, giù è parata. Probabilmente abbiamo almeno un attacco che è parabile. Tipo questo. Sì, se trovo il tempismo giusto. Devo ricordarmi... Ah, sto sbagliando tutti i tasti. Io faccio... No! Ecco, questo è il giusto. Yups, yups. Ok, sto cercando i tasti giusti perché non è così facile. Ah, ok, si può saltare un po' più in alto. Però l'ho toccato io come un pirla. Vabbè, riproviamoci che la terza l'abbiamo fatta. Vediamo se la quarta ce la facciamo. Vediamo se
funziona, credo di aver capito, è che proprio non mi viene ancora automatico fare parata e giù per recuperare le cose, così come per attivare sia le preghiere che il come si chiama questo che lo chiamiamo con il patto di sangue. Ci devo ancora arrivare. Ok, credo di aver intuito come effettivamente è la combo adesso. Fatti sotto. Ci allontaniamo. Combo e via. E giù e B. Qua mi ha fregato lui. Questo a cazzarola. E adesso cosa fai? No, 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 no. Cazzarola. Ha molti più attacchi del previsto. Cazzarola, ce l'avevo quasi fatta. Mi mancava ancora un po', però devo dire che ha decisamente tanti attacchi diversi. Quindi fico, fico, fico. Ci vediamo al combattimento con lo sconfigo. Proviamoci un'altra volta. No, dai, andiamo senza tagli, dai. Mi piace affrontarlo un po' di volte, giusto per farvi vedere il processo di apprendimento che c'è del boss. Si imparano i pattern a due fasi ben distinte. La prima fase adesso è decisamente più facile, e adesso che l'ho detto morirò malamente. Qua possiamo fare... No, possiamo prenderci la colpa, così possiamo piazzarci e fargli... Perché non riesco a fargliela? Perché non ho ancora la cosa giusta per potergli fare questo. E fare questo. E fare questo e attivare questa e cominciare a menarlo. Questo è l'attacco da sopra. Ok, possiamo stare qua anche per attaccare. Il problema è che me li fa tutti e due di seguito. Questo è il pattern che non avevo ancora capito. Ok, fai così, io ti sparo questa. Sì, esatto, me li fa di seguito questi attacchi. Aspettiamolo. No. Cazzarola, qua mi ha fregato. E adesso fa il suo, la sua avanzata con quella. Ok.
Io posso fare così. Attenzione. E attenzione anche l'attacco, esatto, che fa subito dopo. Ce la prendiamo con un pelino più di calma. Toh. Hop. Io mi allontano che non so mai. Ups. Possiamo piazzarci questo. Ah, cazzarola. Per un salto non ce l'ho fatta. Quasi ce l'avevamo fatta. Ancora un attimino più vicino. Vedete proprio l'apprendimento, che lo vedete guardando quella che è la barra dell'avversario, che pian pianino si svuota. Devo dire che forse una cosa che è molto diversa rispetto a Blasphemous 1 è l'arrampicata. Devo ancora dimenticarmi come funzionava l'arrampicata in Blasphemous 1 rispetto al 2. È un pochino più legnosa, ma non troppo. Non so bene spiegarmi. È diversa, ecco, quello sicuramente. C'è un'impazione più lunga, ecco, questo sì, sicuramente. Ops, prima mi serve questo, se no non possiamo fare niente. Ha preso ancora? Esatto, mi aspettavo questo attacco qua da un po'. Mi sono fatto fregare come un pirla. Vabbè, ci vediamo quando l'avrò sconfitto, così vedete il combattimento finale.
Ok, e ce l'abbiamo fatta con la nostra arma finale. È stato un combattimento bello difficile, però ce l'abbiamo fatta. Requiem Aeternam. Sconfiggi il gran percettore Radames con quello che è il achievement Sangue e Polvere. Un marchio del martirio per noi, per i nostri potenziamenti, e ce l'abbiamo fatta. Preghiamo alla fine, quindi c'è qualcosa di un pelino diverso. Questo era il momento in cui andavamo in Blasphemous 1 a parlare con i volti dorati. Qui abbiamo i sogni di incenso, quindi effettivamente andiamo a uno dei sogni. Vedete che tra l'altro sono tutta quanta una serie di cardinali qua. Quindi sì, si va nel sogno, si va in quello che è la controparte, il paradiso, diciamo, del posto. Guardate che bello che ci sono delle... c'è una processione di quelli che dovrebbero essere cavalli, che in realtà sono persone che trainano qualcuno a letto. Se testigos de este velatorio antes de mi travesía final, yo, Radames, dediqué toda mi larga vida a escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos. Radames, che è il boss che abbiamo appena affrontato, qua lo vediamo nell'oltretomba, in sostanza. Después de fallecidos, podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces, suplicándome volver a ser escuchados. Mas el dolor de tantos nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos. Uno de esos ecos, de esas incesantes voces, fue la voz misma del milagro que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento. Remordimiento, rimorso. Obedecí. Y entonces me llegó el llanto. Penitente, que venís a testiguar el milagro. Ello aquí, pues. Ok, quindi questa cosa molto particolare. Qui abbiamo un'altra continuazione della storia. Fue un humilde matrimonio que, mutilado de esperanza por no poder engendrar descendencia, se encomendó, desesperado, al milagro. Un milagro cuya luz parecía haberse apagado en los corazones de todos nosotros. Pues habiendo dejado de iluminarnos durante tanto tiempo, la creímos extinta. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca... despierta. E preghiamo proprio per il nostro personaggio che se ne va via dopo che l'abbiamo liberato di questo sacro rimorso. E questo fa scendere un po' la città. La città che si è elevata, appunto, scende leggermente. Quelli che vediamo lì probabilmente sono loro tre, di cui uno è Radames. Potrebbe essere. E siamo ritornati alle sacre sepolture, quindi questo ci ha permesso di ritornare indietro. Questo è appunto Radames, che è diventato parte del nostro emblema principale. Ce l'abbiamo qua, appunto. E possiamo parlare con quella che è la Deogracias di questo gioco, cioè la nostra ragazza. Quindi i tre rimorsi. La prima parte del testimonio del nascimento ha sido revelada y la eminente figura esculpida del padre ha descendido. Ok, quindi c'è un concetto di trinità, si parla di nascita e del padre in questo caso. Encontrada los otros dos guardianes. E vediamo quali saranno gli altri due. Ok, detto questo, abbiamo finito allora quest'area da esplorare. Ci sono ancora un paio di posticini qui, ma noi continuiamo pure ad andare avanti e probabilmente torniamo a casa base passando per qualcosa. Ah, sapevo che c'era qualcosa di particolare. È una delle sorelle? Credo di sì. Mi sa che è una delle sorelle, anzi andiamo a vederlo. Qua ci permette di andare all'acquedotto.
In realtà siamo belli. Ah, ok, siamo qua. Questa non è ancora percorribile. Però qua ci permette di andare qua sopra e probabilmente ritornare in questa zona. Quindi vediamo un attimo di chiudere questa parte qua. Ecco, è molto interessante perché continua a esserci questo aspetto di molto più regale, mi viene da dire, rispetto a prima. Nel senso che più sacro, ecco, perché rispetto a Blasphemous 1, dove i peccatori erano tutte persone molto comuni, qua sembra tutto un pochino più regale, più alto, con più parte della chiesa vera e propria all'interno del gioco, che non è malissimo, anzi è sicuramente un buon cambio di ritmo. Vediamo se riusciamo a ritornare sui nostri passi. Esatto. Quindi siamo ritornati qua e abbiamo finito l'esplorazione. In realtà c'è ancora una zona là sotto. Magari andiamo a vedere se riusciamo a raggiungerla. Era qua. Là sopra. Come faccio ad arrivare là sopra? Come arriviamo là sopra? Perché non ci arriviamo mica. No, non ci arriviamo facilmente. A meno che non prosegua da questa parte. E vada di qua allora. Eh sì, proseguiamo anche di qua. Quindi in realtà è molto più complessa la situazione. Sì, qua abbiamo una. Probabilmente con la terza arma riusciamo a sbloccare queste zone qua. Questo mi potrebbe permettere di andare di là, ma noi andiamo da questo lato. Questa è una via per arrivare qui. Prendere 2000 lacrime, wow. Qui c'è lo specchio, che non ho idea di come funzioni. Forse dobbiamo usare questo? No. Quindi è da usare in qualche maniera in combinata con qualcosa che abbiamo già. E qua siamo ritornati all'inizio, allora, degli acquedotti. Sì. C'è ancora un bel po' di roba da esplorare, però adesso che siamo a un punto di salvataggio, usiamolo. E vediamo allora di ripartire dalla città del nome benedetto nel prossimo episodio di Blasphemous. Io vi ringrazio per la visione. Namaste and be brave.